così, signor Minelli, non ha fatto in tempo a vedere quell'uomo? No, io ero dentro a servire un cliente. Io ho la debolezza delle vetrine pulite e coi riflessi non si vede. Che sta succedendo in queste quartiere? Una volta la famiglia contava, Gino. I genitori ci tenevano alla disciplina. Per 35 anni, prima di aprire questo negozio, ho combattuto col mare, le tempeste e persino con gli altri pescatori per guadagnarmi da vivere. E mo' già chiamo a te per combattere i ragazzini. È sempre meglio chiamare noi che provarci da solo. A proposito di ragazzi, come stanno i suoi nipoti? Quelli sono splendidi. Ah, sì? Come no, verranno a trovarmi il mese prossimo. Davvero? Sì. Senta, signor Minelli, lei sa se i suoi nipoti amino i gatti? Gesù, e che c'entrano i gatti? Ce n'è uno. È il gattino più simpatico del mondo, gli sta cercando una casa. Booker, mi sa che il tuo compagno è un po' matto. Mi sto attendo che non mi fregano il pesce e lui mi vuol dare un gatto. Oh, su, signor Minelli, andiamo. Tu sei malato qua. È un gattino che ha amore per i ragazzi. Calma, calma. 84 Adam 30, c'è stata un'aggressione in uno dei parcheggi dietro al 2813 di Pacific Avenue. Il sospetto è descritto come uomo non identificato alla guida di una motocicletta a strisce rosse e nere. Marca sconosciuta, 4 Adam 30, usate il 4 Adam 30 ricevuto. Gino, dobbiamo andare, torneremo per finire il rapporto. Ok. State a quarto, paesà, e mi faccia sapere se cambia idea a proposito del gatto. Quale gatto, Romano? Ma è una storia un po' complicata. Ah, certo, ci credo. Ah, ehi, ma chi è quella bambola? Vieni che te la presento, Stacy? Ci penso da me, Hooker. Tu sei bellissima. Lascia fare a me, Romano. Ti presento Stacy. Bellissima. E tu sei Vince Romano. Mi conosci? Io sostituisco Vicky Taylor. Ah, ora capisco perché. Già. E Rodney? Oh, sì, Rodney. Vicky me lo ha lasciato in deposito e ha detto che il problema l'avresti risolto tu. Già. Ehi, salve, Rodney. Buono? Abbi pazienza, c'è stato un piccolo cambiamento nei piani. Vedi, il collega Warner doveva portarselo con lui a casa, ma ha litigato con la moglie e lei ora non lo vuole più. Romano, se mi sono lasciata convincere da Vicky a tenere questo gatto per una notte, è solo perché tu gli hai giurato che Warner oggi se lo sarebbe preso. Oh, non devi preoccuparti. Penso proprio di aver trovato un altro cliente. Hooker! Guarda. Guarda che splendido gattino che è ti è il gatto più grande che abbia mai visto. Oh, questo non è un gattino, ma questo per me è un leone. Te. Ok, per te no. E per la tua famiglia? Vuoi vedere una cosa? Guardami negli occhi. Ok. No. Ok, va bene. E ora che facciamo? Vogliamo parlarne a cena stasera? Ah, forse è meglio che vi presenti. Stacy Sheridan. Mm. Come il capitano. Mm. Il capitano Sheridan. Mm. Puoi passare questo rapporto, per favore, Stacy? Sì, sergente. Io intanto vado da suo padre. Ha detto suo padre? Dunque il capitano Sheridan sarebbe tuo padre? Già. Pensandoci bene, è meglio che mi dia subito da fare per trovare una sistemazione a Rodney. Sì. Ciao, Rodney. È una buona idea, Romano. Un'ottima idea. Ora l'argomento è chiuso. Oh, no. Raffreddato, capitano? No, è la mia allergia. Qualcuno qui deve aver toccato un gatto. Una ragione di più per trovare subito una sistemazione a Rodney. Stai facendo un grosso errore, Hooker. Rodney è un gatto speciale. Se non lo sai, ha anche un pedigree. Capisco che sei disperato e lo sarei anch'io se mi fossi lasciato convincere da una ragazza a fare 60 km al giorno per dar da mangiare al suo gatto. Soltanto finché non gli trovo una casa. 60 km al giorno con quello che costa la benzina. Un affare, se tu vedessi Judith. Hooker, pensaci bene. Perché negare ai tuoi figli l'affetto di una così splendida bestiola? Due pappagalli, due cani, l'anatra, la tartaruga, il topo. La mia ex moglie deve già sfamare tutto questo zoo. Lascia perdere, Romano, lascia perdere. Dopo però non pentirti, eh? Ho detto no e non mi pentirò. Senti, puoi aspettarmi qui. Va bene. Faccio un salto al supermercato a comprare da mangiare a Rodney. Ha sempre una fame da lupi, quello. Che ne dici, Hooker? Credi che piacerà a Rodney? Certo che gli piacerà, Romano, gli piacerà. Rodney. Sì. È una lunga e brutta storia, devi credermi. No, se le piacciono i gatti, le piacciono i gatti.
Le vedo il fuoco negli occhi. Spero che non mi colpisca di rimbalzo. Romano, mi hai dato buca ieri sera. Mi dispiace molto, Stacy. Ho provato a telefonarti e avrai saputo quello che ci è successo a casa di Lynn Hartman. Ah sì, l'ho sentito e so che eri occupato, ma io, Romano, ho passato tutta la notte a cercare di convincere Rodney a uscire dallo sgabuzzino. Ciao, Rodney. Stasera, alla fine del turno, niente scuse, te lo riporti indietro. Sì, stasera, garantito, Stacy. Bravo. Buongiorno, Hooker. Lynn, Steve. Ciao. Hai un'aria più rilassata. Ho avuto un colpo di fortuna ieri sera. Warner ha fatto pace con la moglie e si è portato Rodney a casa. Al momento giusto, Judith arriva stasera. C'è qualcosa per te, Romano. Che cos'è? Romano, riconosco che il nostro patto non offre vantaggi reciproci. La riprenderò quando potrà viaggiare. Warner. Come? Lei? Usci! Buongiorno. Che c'è in quel cestino? Carino.